Ciao a tutti ragazzi, sono Palagizu e benvenuti qua sul canale dei Culi Nudi per un altro video di Gran Turismo. Come di consuetudine, eccomi qua con un video del campionato Scuderia Italia. In questo caso siamo al terzo round, Brands Hatch, pista molto molto bella che andremo a vedere insieme. Come potete vedere, questo video è solo 7 minuti. Vi starete chiedendo come hai fatto a fare un'intera gara in 7 minuti. La risposta l'avrete tra 3, 2, 1. Ah, il maledetto bug delle lobby. Purtroppo non ho potuto partecipare alla gara perché la mia connessione non me l'ha permesso. Quindi in questo video vi farò vedere quelle che sono state le mie qualifiche. Intanto questo è il modo in cui sono cominciate, avrei già dovuto aspettarmi una partenza tale. Comunque, dopo 2 minuti dall'inizio delle qualifiche riesco a uscire in pista pure io. Fortunatamente mi trovo la pista completamente libera, niente traffico. E quindi io non sapevo ancora che non sarei partito, avevo questo brutto presentimento, ma comunque ho dato il meglio di me. Quindi, guardiamo un attimo la pista per la prima volta. Curva 1, curva molto difficile, frenare a circa gli 80 metri. Curva a destra con una velocità di percorrenza di circa 155-160 km orari. Curva 2, anche questa forse la più lenta del circuito. Seconda marcia, qualcuno usa la prima, io preferisco la seconda per avere meglio trazione. Curva 3, freni al cordolo. Terza, esci bene. Fondamentale in questa pista uscire bene dalle curve, ma soprattutto la velocità minima. Frenare troppo in questo circuito è veramente il peggior killer per il tuo giro veloce. La curva appena passata, curva 4, fondamentale uscire bene, perché appunto guardate che mega rettilineo c'è ora, e questa è una delle curve più difficili da interpretazione. Come potete vedere, io preferisco il mio stile di guida, diciamo che freno, ma allo stesso tempo mantengo un po' il piede sul gas, in modo da diciamo stabilizzare la macchina, perché ho notato che levando completamente il piede dall'acceleratore e frenando, la macchina tendeva a perdere un po' di trazione. Settore 4, una serie di curve cieche, tutte a destra e l'ultima a sinistra, che trovate del settore 5, molto molto difficile. Ultimo settore, questa curva soprattutto fondamentale per uscire bene e per appunto iniziare anche il giro successivo. Quindi il primo giro 1:21 e 339. Tempo non orribile, ma mediocre. Onestamente in qualifica, cioè in prova, ero riuscito a girare 1:20 e 7, molto più lento. Il secondo giro non mi miglioro, anzi mi peggioro di un decimo. Stessa cosa accade nel terzo giro, in cui mi peggioro ancora di più, sembra stia facendo le qualifiche al contrario. E a questo punto ero pronto per rientrare ai box e fare il cambio gomma, considerando già che erano passati 7 minuti e mezzo. Però una cosa mi va a stupire qua giù, fu che sia nel primo settore, e a questo punto capisco che era il mio momento, cioè avrei dovuto spingere ora e fare il tempo adesso. Non ho una grandissima uscita da questa curva, anche se comunque decente, mantengo il fucsia. E questo rettilineo, come vi ho già detto, fondamentale uscire bene dall'ultima curva, perché c'è un settore che è solo questo rettilineo. Come potete vedere, ho guadagnato 2 decimi solo uscendo bene. Settore 4, bene la prima, utilizzando tutta la pista, cosa fondamentale. Bene anche la seconda, pronto per l'ultimo settore, e qua mi dimentico di curvare e finisco per prenderla larga. E come potete vedere ero sempre in fucsia, però non da notare davanti a me Flantus che dalla quinta posizione ci spara un bellissimo 1:20 e 75. Io mi miglioro 1:20 e 969, quarta posizione, Flantus straprimo con quell'1:20 e 7. Comunque vado al pit stop a fare il cambio. Metto un goccio di benzina giusto per essere sicuro di fare altri 3 giri al massimo, senza dover risparmiare neanche un po' di carburante. Qua, vabbè, neanche a dirlo, ragazzi, quando uscite dai pit durante le qualifiche, occhio. Comunque ho notato nel campionato molta molta correttezza, quindi
lo dico soprattutto a quelli che sono un po' inesperti. E come potete vedere in basso a sinistra un messaggio DMDA 5 minuti al termine. Quindi 5 minuti avevo fatto bene i conti, erano più o meno 3 giri. Perché per quarto non ce l'avrei fatto. Insomma, primo giro 1:21:0, 48 decimi più lento del mio record. Quindi non mi miglioro. Secondo giro, sono al quarto settore, esco bene dall'ultima curva e ciao! Tocco a malapena l'erba e penso di aver fatto un miracolo sportivo a non schiantarmi nel muretto e finire qua le mie qualifiche. Comunque riesco a avere l'opportunità di fare un ultimo giro, se guardate in basso a sinistra, 14 e 15, significa 45 secondi al termine delle qualifiche. E quindi questo è il mio ultimo giro. Questo adesso devo dare tutto per arrivare a quello stramaledetto 1:20 e 7 che tanto sto cercando. Qua scusate il piccolo taglio, ma ogni volta che cerco di salvare un video ci sono dei punti danneggiati e sono costretto a tagliarli. Comunque, primo settore sotto di un decimo e mezzo, quasi due. Non bene. Mi cingo alla curva 4, una delle più importanti, come ho già detto. Non riesco a uscire particolarmente bene. Comunque, la curva la faccio con una velocità minima molto alta, il che mi permette di non perdere troppo tempo. Arrivo a curva 5, scusate se sbaglio i numeri, ma male che vada chiederò al mio editor di mettere sotto il numerino vero. E come potete vedere in basso a sinistra, fine qualifiche. Non benissimo alla prima curva del settore 4, molto bene invece alla seconda, non benissimo ma molto bene. Ed è qua che riesco, diciamo, a guadagnare dove avevo perso all'inizio di questo giro. Fantastica penultima curva e l'ultima curva proprio come mi ero studiato di farla. Quarta marcia, dare gas il prima possibile. Qua cerco di stare più stretto possibile, potete vedere il carburante quasi finito. 1:17 millesimi, attenzione, e sono davanti al mio compagno di squadra, Bo Brother, di ben un millesimo. Tra l'altro io e lui penso che utilizzassimo due assetti diversi, quindi qualifiche veramente emozionanti e anche la gara lo è stata, peccato di non aver potuto partecipare, però veramente bella, soprattutto dopo 50 minuti di gara, vedere quattro macchine contendersi il podio all'ultima curva, diciamo che non è proprio da tutte le competizioni. Insomma, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto nonostante i problemi che ho avuto, però dal prossimo video spero di risolvere tutti questi problemi. Tra l'altro il prossimo video sarà Catalogna, un circuito che vi ho già mostrato, in cui mi trovo molto bene e sono molto confidente nel risultato finale, sempre che parta. E che dire, se non l'avete ancora fatto, allora iscrivetevi al canale, andate a vedere i miei vecchi video di Gran Turismo, mandate un'occhiata anche a quegli altri che sono molto belli. E niente, ci si vede al prossimo video. Buona!